Buonasera, ben ritrovati, benvenuti a Cuccioli e Campioni e benvenuti ai Pulcini 2008 del Pescara. Un applauso ragazzi, grazie di essere qui e di essere protagonisti a questa trasmissione che come ogni settimana porta alla ribalta i ragazzi, le nuove leve del Pescara, coloro che sognano di diventare dei campioni insieme ai nostri ospiti, alla nostra presenza fissa Bruno Nobili, il nostro coach. Buonasera. Ciao Bruno. Buonasera. E questa sera abbiamo un ex calciatore del Pescara che è anche un allenatore, un osservatore, Danilo Rozzani. Ciao, ciao Danilo. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao. Buonasera. E poi abbiamo l'allenatore di questo gruppo che è Walter Cerritelli. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Salve. Allora, noi vi ricordiamo che Cuccioli e Campioni, come sempre, ospiterà un giocatore del Pescara che arriverà più tardi e si sottoporrà alle domande dei ragazzi. Siamo l'unica trasmissione che ha la possibilità di ospitare un calciatore della prima squadra. Ragazzi, siete pronti con le vostre domande? E noi come sempre presentiamo la squadra che abbiamo ospite in studio, lo studio che ricordiamo è il convitto della Pescara Calcio e squadre che ci raccontano le loro storie perché il lavoro che si fa con i piccoli, con i giovani cambia da età ad età. Allora noi chiediamo subito a mister Cerritelli che tipo di lavoro state svolgendo con questi ragazzi. Noi prettamente diciamo, a questa età, quindi nella categoria Pulcini 2008, svolgiamo l'attività prettamente ludica, dove il gioco e il divertimento è alla base di tutto. Poi cerchiamo di insegnare loro quelli che sono i valori appunto questo sport richiede, come rispetto per il compagno, rispetto per l'avversario, per il mister, e naturalmente insegniamo loro anche dei piccoli elementi per quanto riguarda la tecnica individuale più che collettiva, diciamo. Danilo Rozzani è nato calcisticamente nel Velletri, la società che poi lo ha ceduto al Bari e da lì è iniziata la sua carriera. Alla loro età, quindi loro sono 2008, perciò hanno 10 anni, qualcuno non li ha ancora compiuti, giocavi già a calcio? Sì, sicuramente. Una squadra del mio quartiere a Roma, dove ho militato tanti anni prima di avventurarmi in questa bellissima carriera. Esperienza che mi ha portato a calcare dei bei campi in Serie A. E sicuramente oggi sono un po' cambiate le cose perché vedo che sono curati al 300% i bambini soprattutto e oltre a insegnare a calcio vedo che gli insegnano a stare nella società, che è la cosa più importante. Anche io ho avuto quell'esperienza di allenatore, quindi ho sempre detto ai miei ragazzi di guardare prima la scuola, anche perché calcio c'è tempo per poter fare il calciatore, avere degli obiettivi sicuramente, però la prima cosa che devono fare è devono andare a scuola, è la cosa più importante. Un messaggio importante questo? Beh, credo proprio di sì, perché molte volte esistono i falsi miti dove soprattutto i ragazzi i giovani si intestardiscono perché vogliono per forza arrivare in questo caso come calciatore e magari hanno purtroppo non tutti arrivano e quindi magari deviano un po' i loro obiettivi e secondo me la base primaria per poter affrontare la vita e la scuola, poi il calcio e altri sport sicuramente, ma devono imparare a stare insieme agli altri ragazzi e soprattutto imparare che cosa è la vita. A me non mi chiede a 10 anni che facevo perché non mi ricordo più. Ma ce l'hai mai raccontato cosa facevi a 10 anni? No? Perché qui ogni volta la domanda cambia in base all'età, sì, perciò sì. Hai tanto ancora a raccontare Bruno, dai no, 4 anni. Noi, l'ho detto già, penso sì. Un'altra volta, al contrario di loro, la nostra scuola, la nostra era la strada, dove passavamo delle ore a giocare, dove ancora si poteva perché non c'era molte macchine, molte cose, quindi la strada, una piazza era abbastanza libera da poter giocare al calcio. Esatto,
nostri genitori ci venivano a prendere per farci studiare a casa, soprattutto. Invece Bruno Suddalino Ronzani, un nome indelebile nella storia del Pescara, legato anche a un periodo importante, una promozione in Serie A. Sì, sì, beh, io devo dire che ce l'ho avuto come giocatore. Quindi, anche lui. Sì, sono stato suo allenatore a Castel di Sangro. Lui era un po' a fine carriera, però l'ho avuto come giocatore. Poi l'avevo ammirato prima nel Pescara. È un giocatore che senz'altro ha lasciato traccia nel Pescara. Andavate d'accordo? Sì, abbastanza. Non ci sono stati mai problemi. Scontri? No. Assolutamente no. Vediamo tra il pubblico due collaboratori dei Pulcini 2008, Matteo Lanza, collaboratore, e Alessandro Baldacci, dirigente accompagnatore. Buonasera, grazie anche a voi di essere qui. Ragazzi, facciamo un applauso anche ai collaboratori di Mister Cerritelli. Volevo sentire anche da voi, passate il microfono per favore al dirigente accompagnatore, chi ha il microfono? Eccolo, ce l'ha già, benissimo. Allora, uno staff molto nutrito per questo gruppo. Sì, per me è la prima esperienza quest'anno, sono dei bambini fantastici, per me sono tutti quanti uguali, li tratto come se fossero dei miei figli, nonostante... diciamo, molti li ho conosciuti quest'anno, qualcuno l'ho conosciuto l'anno scorso, e devo dire che è una bella esperienza starli vicino, stare dentro al campo con loro è ancora molto più bello di quando stai fuori. Passiamo il microfono a Matteo Lanza. Nel frattempo l'aspetto educativo, mister, ogni allenatore ovviamente fa leva su questo, quanto sono educati, composti questi ragazzi? Tanto, forse troppo, infatti molte volte vorrei magari qualche capriccio in più per tra virgolette poterli rimproverare, perché sono veramente bambini eccezionali. No, guarda, un po' di malizia in più, un po' di furbizia in più servirebbe. Sono veramente bambini educatissimi, che hanno un grande dono, quello di rendere comunque la seduta d'allenamento solare, sorridente, perché con i loro sorrisi riescono a trasmetterci tanto. Sono loro che paradossalmente danno forza a noi per svolgere la seduta. E Matteo Lanza, come vivete il Pescara con questi giovani? Cosa raccontate del Pescara? Ne parlate? Avete modo? Diciamo, per questi bimbi il loro obiettivo è arrivare a giocare nel Pescara, e quindi vivono sulla falsa riga del Pescara i momenti positivi e negativi, quindi cerchiamo sempre di tenerli belli concentrati all'obiettivo, che è allenarsi bene, sempre divertendosi. Ragazzi, quanti di voi vogliono giocare nel Pescara? Alzate la mano. Quasi tutti. E chi non vuole giocare nel Pescara? Passate il microfono per favore a quei tre in seconda fila che non hanno alzato la mano. Dove volete giocare? Arriva il microfono. Al Paris Saint-Germain. Al Paris Saint-Germain, insomma, ambizioni alte, elevate. Io a Foggia. A Foggia? Ah, vai, insomma, un po' più modeste come ambizioni. Al Paris Saint-Germain, a Foggia. Alla Juve. Alla Juve, quindi abbiamo un po' di tutto. C'è qualcun altro che... Sì, dove vuoi giocare tu? Juventus o Barcellona. Juventus o Barcellona, da che cosa dipende? Da te la scelta o da chi ti chiamerà? Vuoi scegliere tu? Non lo sa ancora, si vedrà. Io alla Juventus. Alla Juventus. Juventus o Real Madrid? O Real Madrid, insomma una scelta non facile. Real Madrid. Real Madrid decisamente. Senza esitazione. Juventus. Juve. Passate il microfono anche in prima fila. Atletico Madrid e Inter. Tu però hai alzato la mano anche per giocare nel Pescara, quindi Pescara lo vedi come un passaggio, poi per approdare in una squadra... Un trampolino di lancio. Juve. Ah, mi è deciso. Tottenham. Però anche tu hai alzato la mano per il Pescara, quindi no, anche tu... No. Ah, tu no? Quindi direttamente a Tottenham, dai cuccioli del Pescara. Sempre se mi prendo. Sempre se è chiaro, giusta la premessa. Passiamo il microfono in seconda fila, che qui c'è un altro progetto che ci deve raccontare. O Juve o Manchester City. Ah, quindi anche tu sei indeciso, passando per il Pescara. Juve tutta la vita. Juve tutta la vita.
Ma tu hai alzato la mano anche per il Pescara, però, quindi anche tu, trampolino di lancio, il Pescara. Va bene, hanno le idee molto chiare, le idee. Allora, vediamo un po' che cosa ci racconta l'allenatore. Ancora? No, abbiamo finito per adesso, tra poco prenderete di nuovo la parola voi ragazzi. Noi invece siamo venuti a trovarvi in campo e abbiamo intervistato il vostro allenatore che è timidissimo e lo costringiamo a parlare fuori e dentro lo studio. Vediamo il servizio di Francesco Paolo Salviani. Dietro Stefano. E Diva, lasciamo i palloni, la fila giù, lascia la palla. Ascolta, palla a terra. Allora, questo è un gruppo di Pulcini 2008, alcuni li avevamo già dall'anno scorso, altri si sono aggregati quest'anno, però parecchi si conoscevano già dall'anno scorso, chi frequenta scuola insieme, quindi è stato più facile amalgamarsi poi qui all'interno del campo. I metodi che usiamo innanzitutto sono l'aspetto principale, che è quello dell'educazione, okay? Insegnare loro l'educazione, quelli che sono poi i valori che incontriamo qui in questo sport, quindi il rispetto tra i compagni verso il mister, soprattutto il rispetto dell'avversario. L'allenamento, innanzitutto parto col prefissarmi un obiettivo, quindi l'obiettivo della seduta, che poi vado a sviluppare durante l'allenamento e lo vado a dividere nelle fasi appunto dell'allenamento stesso, quindi si parte con una messa in azione fino ad arrivare alla partita, dove io lascio il bambino libero di esprimere la sua creatività e di tirar fuori il suo estro e la sua fantasia. Caratterialmente noi, perlomeno io, aiuto i ragazzi, diciamo i bambini, a formarsi aiutandoli a superare le loro difficoltà, quindi ogni singolo bambino ha una sua difficoltà, una sua paura, e io devo essere bravo ad aiutarlo con i metodi giusti a superare appunto le sue paure e quindi a migliorarsi. Questa età i bambini sono, diciamo, dei sognatori, no? Qualunque bambino sogna di fare il calciatore. Io penso che sia giusto lasciarli sognare, perché comunque è un'età che secondo me non ci dà nessuno, quindi è bello lasciarli sognare. Quindi il nostro percorso di crescita finisce a giugno, l'anno prossimo i bambini continueranno sempre nella categoria Pulcini e spero di rimanere ancora un altro anno con loro. Non la buttare Stefano, non la buttare, giocala! Edo, corri bene, Edo! Guarda la palla, Fili, corri bene, guarda la palla, pronto? Ed è giusto lasciarli sognare, dice l'allenatore. Bruno, devono sognare. Così. Sì, ma sognare non è vietato, ma soprattutto devono divertirsi, perché questa è un'età in cui ci si diverte e quindi si mette la passione e il divertimento. Danilo, devono sognare? Un po'. Un po'. Poi devono passione, avere... Guarda, ti parla uno che viene dalla strada. Forse ci morirà dalla strada, sicuramente. Però, ripeto, io, il discorso di prima a me è molto importante, soprattutto ai bambini piccoli. Non, sì, vivere di sogni sicuramente, però molte volte i sogni si tramutano in illusioni. Ci sono un po' pessimista su tutto questo aspetto qui, perché comunque il treno passa un po' per tutti, però arrivare, soprattutto loro che hanno 10 anni, arrivare a 17-18 anni, cioè, è lunga, anche se sono pochi gli anni, però ci sarà una trasformazione in loro che o gli permetterà di affrontare veramente questa vita, oppure. Quindi mi piace stare un po', essere realisti, mi piace essere nella vita. Negli anni passati, tutto quando ero giovane, c'erano tanti bravi miei compagni, bambini come me. Però purtroppo
Si sono persi. Si sono persi per tante altre situazioni. Ecco, ecco perché punto molto sul discorso dello studio. Cioè i sogni sì, perché è giusto, perché i bambini si divertono, giocano, però ecco, non fossilizzarli su quell'aspetto al 100%, perché altrimenti potrebbe essere deleterio per il loro proseguo. Come frenare i sogni, mister? Frenare, io diciamo non metto freni ai sogni, cerco di riportarli su quella che è la realtà, nel senso che comunque per diventare giocatori, chi più di loro possono dircelo, ci vogliono tante componenti importanti e difficili da raggiungere, quindi è giusto farli sognare, però senza tralasciare quelli che sono poi gli aspetti fondamentali che a questa età devono svolgere, come la scuola e come tutte le altre attività, insomma. Il vostro campionato? Il nostro campionato è in linea con quelli che sono, diciamo, gli obiettivi di questa età, cioè il divertimento. Non facciamo classifica, e io dico sempre loro che prima di una partita che il nostro obiettivo è quello di divertirci e di sorridere dando sempre il massimo. A me il risultato non interessa assolutamente, mi interessa soprattutto l'impegno. Ma a loro interessa il risultato quando giocano? Spero di no, nel senso che è normale che quando comunque si va a giocare non si va a giocare per perdere, questo sì, però diciamo che alla fine il momento più bello della partita è il saluto ai genitori, perché comunque si vince o si perde e i bambini sorridono lo stesso, quindi questo è l'aspetto fondamentale, insomma. Ragazzi, vorrei sapere se siete d'accordo col vostro mister, sì. Giusto? Conta il risultato per voi o no? Non giocate per vincere? Sì. Sì. E diamo il microfono. Allora, chi è che vuole aggiungere qualcosa rispetto a quello che ha detto il mister? In campo. Allora, in campo, quando scendete in campo, cosa vi dice il mister prima di una partita? Ecco qui, è arrivato un volontario, due. Cosa vi dice il mister prima di una partita? Come vi carica? E come voi poi vi comportate in campo? Che non esiste un amichevole e neanche un campionato. Basta che ci divertiamo. Bene. La stessa cosa. Passiamo il microfono in prima fila, che c'è un altro opinionista che vuole intervenire. Che prima della partita ci carica facendo l'urlo e tutti insieme a centrocampo. Ah, ma che bello. Com'è questo urlo? Ce lo fate sentire, ragazzi? Facciamo? No, non si può? Beh. Riccardo, faglielo sentire tu l'urlo. Dai, tutti insieme, fateci sentire quest'urlo. Al mio tre, lo vogliamo fare quest'urlo? Uno, due, tre. Forza Pescara! Ma è bellissimo, ragazzi, ci vuole un applauso qui, bravi. C'è un altro intervento, c'è qualcun altro che voleva il microfono? No? Hai cambiato idea? Di là, avevate chiesto il microfono. Allora, adesso torniamo al campo di Zanni, dove si allenano i Pulcini 2008, per vedere le interviste realizzate proprio con i ragazzi. Francesco Paolo Salviani per le riprese. Sono Michelle, ho 9 anni, prima giocavo nel Pianella, ho giocato nel Pianella un anno quando avevo 6 anni. Sono venuta qui a Pescara perché volevo cambiare squadra. A Pescara mi trovo bene perché i miei compagni sono bravi e il mio mister pure. A me piace il ruolo centrocampista centrale, perché il mio giocatore preferito è Pjanic, che gioca in centrocampo. Il mister me lo fa fare, spero che quando sarò grande lo farò. Io penso di essere bravo, solo che devo ancora migliorare nei dribbling e nei tiri. Il tiro più bello che ho fatto è stato quando il mister mi ha detto di tirare una punizione e di fare gol. Io l'ho tirata e ho fatto gol. Vorrei giocare nella Juventus, perché è la mia squadra preferita. Il mio nome è Michel perché mio padre era un tifoso di Michel Platini.
Come prima alternativa sono andato al Pescara perché volevo stare più con mio nonno, ma poi non sapevo che eravamo qui a Zanni l'anno dopo e mi piace molto il Pescara perché sto con dei compagni dove sto bene e ho dei, cioè, e mi piace molto. Il mio mister mi piace e vorrei giocare al Pescara, all'Atletico Madrid e l'Inter. Il mio mister non mi piace che tifa Juve. Io tifo l'Inter e il Pescara. Io credo di essere molto bravo nell'ala. Il mister mi ci fa giocare, quindi sono molto contento. In famiglia mio padre mi incoraggia a giocare bene a calcio perché è il suo sport preferito, anche il mio. Però prendo esempio da un calciatore che si chiama Zanetti. A scuola sono così bravo. Non mi piacciono per niente italiano e inglese. Da grande vorrei fare il calciatore e se no lo scienziato. Io gioco da 3 anni, il primo anno alla Caldara, poi sono andato l'anno scorso al Pescara perché conoscevo il mister e dei miei amici. Mi sono rotto il braccio lunedì scorso, stavo giocando, mi sono piegato, ci sono caduto sopra e mi faceva male, ma dopo sono rialzato, ho continuato a giocare, ho segnato e al primo tempo non ce la facevo più, mi faceva male. Un calciatore bravo deve saper giocare anche con molti sforzi di fisico. Anche se sono infortunato vengo a vedere la squadra perché sarebbe ingiusto, loro si allenano e quando si fanno male vengono a guardarmi, quando io mi faccio male sarebbe ingiusto che non li venga a guardare. Mi dispiace molto che non possa giocare, ma purtroppo può capitare. Da grande voglio fare il calciatore, giocare alla Juventus. Torno dopo l'infortunio, vorrei riprendere e rincominciare a giocare con la palla e a fare le partite. Non vedo l'ora di incominciare a rigiocare. È il quinto anno che gioco, prima giocavo all'Ursus, sono venuto al Pescara che mi piaceva e gioco difensore centrale sinistro. Giocavo il primo anno col Pescara, era il mio compleanno, abbiamo fatto un torneo, Il mio compagno me l'ha passato in mezzo e io ho segnato. A giocare il segreto della grinta è l'impegno. A scuola mi provo a concentrare e impegno. Al calcio ogni pomeriggio un'oretta, gioco sempre fuori al giardino. E a scuola quando mi segnano i compiti il weekend 2 orette. Da grande vorrei fare il calciatore e giocare al Pescara. Il mio calciatore preferito del Pescara è Brugman. Chiedo a Brugman di portarci in Serie A e fare tanti gol belli come ad Avellino. Siamo il G28 Reggetto Sport, stiamo arrivando! Ma sono bellissimi. Qualcuno chiede a Brugman di portarci in Serie A, speriamo che ci porti la salvezza, Brugman e tutta la squadra, no, ragazzi. Sì. E magari in Serie A l'anno prossimo, ci speriamo. Allora. Qui c'è un aspirante scienziato, vero? Allora, Riccardo, perché vuoi fare lo scienziato se non riesci a fare il calciatore? Perché dopo che ho fatto il calciatore, mi piacerebbe dare informazioni al mondo che ancora non abbiamo. Informazioni al mondo. E quale tipo di informazioni vorresti dare? Chimica. Chimica, ma interessante, insomma, cioè veramente è una mente illuminata, interessante. Una cosa da coltivare. E da approfondire, lo faremo dopo, quando arriveremo alla presentazione dei singoli, subito dopo la pubblicità. E a Cuccioli e Campioni siamo pronti per conoscere i Pulcini 2008 del Pescara. Presentatevi, ragazzi.
Arriva il microfono. Ciao, sono Alessandro. Giochi nel Pescara da quanto? Da 3 anni. E in che ruolo? Tutti i ruoli tranne portiere. Tutti i ruoli tranne portiere, cioè il mister ti sta mettendo alla prova bene. Prossimo? Ciao, mi chiamo Riccardo. Riccardo di cognome? Raiola, e gioco attaccante e sto al Pescara da 4 anni. Aspetta, tuo padre è un allenatore di basket, che salutiamo, allenatore dell'Amatori Pescara. Come mai tu hai scelto di giocare a calcio? No, gioco a tutte e tu. Giochi anche a basket. Da grande cosa sceglierai? Non lo sai ancora, devi decidere. Papà che dice? Papà vota basket. È uguale. Ah, è uguale, bene. È sportivo il coach. Ciao, mi chiamo Stefano Di Battista, gioco nel Pescara Calcio, sto a fare il 3° anno e gioco a centrocampo. Anche tu figlio d'arte, tuo padre dove giocava, lo vogliamo ricordare? Al Pescara Calcetto, in Serie A e all'Avellino. Complimenti, è una bella... E il papà che cosa vuole che tu faccia? Il calciatore? Calciatore. Quindi non calcio a 5. Andiamo avanti? Ciao, mi chiamo Riccardo D'Angelo, vorrei fare il calciatore e dopo lo scienziato. Il mio ruolo è il difensore destro, il centrocampista destro e l'attaccante centrale. Anche tu hai il papà calciatore? No. No. C'è qualcun altro che è il papà calciatore, mi sembra, ex calciatore? Va bene, andiamo avanti. Ciao, io mi chiamo Francesco Giuseffatto, sto facendo il 3° anno con la Pescara Calcio, il mio ruolo è terzino sinistro. Ciao, mi chiamo Carlo Esposito e il mio ruolo è difensore centrale. Ciao, mi chiamo Alessandro Ambrosi, questo è il 2° anno che gioco al Pescara e faccio il centrocampista o difensore. Ciao, mi chiamo Francesco Di Bello, è il 1° anno che gioco al Pescara e faccio l'esterno sinistro. Ciao, mi chiamo Manuel, è il 1° anno che gioco al Manuel Pennese, è il 1° anno che gioco al Pescara e faccio il centrocampista centrale o l'attaccante centrale. Ciao, mi chiamo Michel Marchionno, è il 3° anno che gioco al Pescara e faccio il centrocampista o l'attaccante centrale. Ciao, sono Francesco Soldano e gioco da quando ho 5 anni al Pescara Calcio e gioco difensore la maggior parte delle volte e anche un po' attaccante con i miei amici. Ciao, mi chiamo Davide, sono due anni che sto al Pescara Calcio e faccio difensore terzino destro. Ciao, sono Matteo De Leonardis, sono da 1 anno dal Pescara e faccio l'esterno d'attacco. Ciao, sono Gianluigi D'Arenzo, faccio il centrocampista sinistro e questo è il 3° anno. Ciao, sono Cristiano Alfano, faccio sia l'attaccante sia il difensore e questo è il 2° anno che gioco al Pescara. Ciao, sono Mirko Surricchio, questo è il mio 5° anno alla Pescara Calcio, faccio il difensore destro, esterno destro e attaccante. Ah, però, poliedrico. Ciao, sono Stefano De Rocin e gioco al Pescara da 2 anni e faccio il portiere. Ciao, sono Sciandamico, faccio il difensore d'esterno sinistro. Ciao, sono Filippo Del Rosario e gioco al Pescara da 4 anni e faccio l'attaccante. Ciao, sono Simone Baldacci, gioco da 3 anni al Pescara, sia centravanti e sia difensore. Ciao, mi chiamo Enzo Fuschi. Ma ragazzi, non ridete. E gioco terzino destro. Bene, facciamo un applauso, fatemi un applauso, ragazzi, bravi. Ognuno di loro ha almeno 2 ruoli. Si sì. Sperimenta. Sì, loro a questa età non hanno un ruolo fisso, quindi è giusto farli ruotare il più possibile. E Danilo annuisce, quindi anche tu hai giocato in più ruoli, sì, da ragazzo? Tutti, meno il centravanti.
Anche il portiere ho fatto. Anche tu, Bruno. Io pure, ma scienziato no. Scienziato no, non avevo avuto mai velleitari di scienziato, no. Cosa volevi fare come lavoro alternativo? Ci pensavi quando eri bambino a un lavoro? No, calciatore. No, non mi ricordo, non se ci ricordo, pensavo. Ma... Allora, i ragazzi hanno preparato le domande per Danilo Ronzani, però prima delle domande, ragazzi, siete pronti con le domande? C'è una sorpresa per Danilo Ronzani, un suo ex compagno di squadra che lo saluta in questo audio. Ciao Danilo, come va? Ti ricordi l'annata stupenda passata insieme? Quelli sì che erano bei tempi. Mi fa piacere mandarti un grande saluto e un abbraccio immenso. E come sempre, forza Pescara, sempre insieme a loro, il cuore sempre bianco-azzurro. Grazie. Grazie. Grazie a Stefano Rebonato, per il Pescara. Bella sorpresa, veramente. È sempre un piacere incontrarlo, anche perché abbiamo giocato anche a Mantova insieme. Poi anni indimenticabili, soprattutto la prima promozione con Galeone, è stata eccezionale. Che rapporto si era creato tra te e Stefano? Avevate un ottimo, un'amicizia. Ottimo, anche perché poi ci conoscevamo anche al di fuori, con la moglie, con le nostre mogli, quindi ci siamo rincontrati a Mantova con piacere, ogni tanto ci si vedeva a Verona, qui vicino Mantova. Ottimo rapporto. Grazie Stefano Rebonato, che tra l'altro è un tifoso appassionato del Pescara perché non perde una partita dei biancazzurri. Ragazzi, le domande per Danilo Ronzani, chi fa la prima? È stato emozionante conquistare la Serie A insieme al Pescara? Sì, sono tutte emozionanti le esperienze, ma a Pescara in particolar modo, in quanto ci siamo trovati soprattutto in un anno, come stavo dicendo poc'anzi, a vincere un campionato di Serie B in maniera veramente esaltante, anche perché ci siamo trovati a essere in C, a intervallarci tra C e B, poi ci siamo trovati a vincere questo campionato con dei ragazzini che non hanno mai giocato. Quindi l'esperienza che è da condividere, da provare per tutti voi, anche se un giorno avrete la possibilità di stare a livelli così alti. L'osservatore, qual è la prima cosa che ti colpisce in un giovane calciatore? Se sa calciare la palla. La tecnica sicuramente all'inizio è la cosa più importante, poi vabbè, come si muove con gli altri, poi ci sono vari meccanismi che il vostro mister sicuramente vi insegnerà più avanti nel tempo, perché adesso siete ancora un po' piccolini per fare cose che magari si possono insegnare più avanti. Perché all'inizio campionato hai smesso di giocare nella Virtus Pescara? Bella domanda, anche perché ricordiamo che tu hai rimesso le scarpette. Allora sì, guarda, ti dico la verità, lo stimolo era grande, anche perché ho 58 anni, quindi non sono più un ragazzino. Mi piaceva interagire anche con i ragazzi più giovani di me, anche di 18 anni, però ho lasciato perdere perché purtroppo qualcuno arrivava la domenica mattina dopo aver fatto delle serate fino alle 5-6 della mattina del sabato, e a me sinceramente non mi piaceva molto, quindi o dovevo litigare con i propri compagni oppure ho preferito lasciar perdere, perché comunque arrivare, anche se si gioca a livello dilettantistico, arrivare la domenica che magari si è dormite 2 ore soltanto e affrontare una partita, anche se magari non c'è niente in palio per vincere, però non va bene assolutamente, però ho preferito lasciar perdere. Facciamo un applauso a questo giocatore che è tornato in campo a 57 anni l'anno scorso con appunto la Virtus Pescara, che è squadra di seconda categoria attualmente. E a questo proposito c'era una domanda che qualcuno di voi voleva fare a Bruno Nobili. Chi è che ha la domanda per Bruno Nobili? Passiamo il microfono dietro, poi faremo altre domande a Danilo Ronzani. A 57 anni si può ancora giocare a calcio? Beh, per divertimento senz'altro. No, è chiaro che non puoi giocare a certi livelli, però per divertirsi io l'ho fatto. Ma era solo per divertimento e per qualche partita di beneficenza che abbiamo fatto
nell'arco degli anni. E a proposito di questa nuova avventura di Danilo Ronzani a calciatore, abbiamo un'altra sorpresa, Danilo, perché prima abbiamo avuto un flash dal passato, adesso l'abbiamo dal presente perché parliamo col team manager della tua squadra, tua ex squadra, che ci racconta come sei stato calciatore 57enne e 58enne. Ciao Mila, un saluto a tutti, non ti nego che è la 47esima volta che rifaccio il video perché ogni tanto mi intreccio. Chiedo scusa per gli occhiali da sole, ma purtroppo dopo la trasferta di Vercelli sono abbastanza impresentabile. Volevo dare un abbraccione forte da Danilo Ronzani, un comodo piacere di starci due mesi alla Virtus Pescara in seconda categoria. Ha dato quello spessore diciamo di esperienza a una squadra molto molto giovane. Mi rendo conto che non è facile per chi abbia a giocare con, in altri ambienti, in altre situazioni, in un'altra era fondamentalmente, perché Dani zicchio giovane, no, diciamo quelli che è. E quindi posso capire le sue difficoltà anche a entrare in certi meccanismi di adesso che purtroppo sono diversi. Ricordo con piacere ogni volta che faceva il fuorigioco perché non si vedeva a correre appresso gli attaccanti avversari e quindi mi ha fatto piacere 55 gol. Però, diciamo, a parte questo, gli voglio bene perché è una bravissima persona, una persona di spessore umano e tecnico. Un saluto a tutti, Dani, in bocca al lupo per tutti. Ciao Mila! Ciao Leo, grazie. Ciao Leo. A Leo Sfamurri, team manager della Virtus Pescara. Grazie, grande Leo, mi ha fatto molto piacere sentirlo. Simpatico, tagliente, un sì, po' sì, ironico, sì, come il suo solito. Come Leo. Ultima domanda per Danilo Ronzani e poi dobbiamo... ragazzi, velocissimi, allora vai, penultima. Vogliono tutti fare la domanda, siate veloci. Come calciatore, andiamo al prossimo? Così tu nel frattempo ci pensi, dai. Ci rifletti. Cosa ti è piaciuto di Pescara per decidere di vivere qui? Tutto perché qui offre, si vive ancora bene, le persone sono splendide. Siamo rimasti in tanti a vivere qui perché comunque è ancora a dimensione uomo, poi c'è il mare, c'è la montagna. Sto vicino a casa perché 200 km arrivo a casa, vado a trovare i miei. Ho una figlia, come vedete, che è nata qui a Pescara insieme ad altri qui, due. Bellissima, non la vediamo, è nel backstage. E quindi ci sono tornato veramente molto, molto volentieri. Ultima domanda. Cosa ti ha spinto a giocare a 57 anni con dei giovani? Molto forte. Lo stimolo di far vedere che magari con me stesso, chiaramente, no, con gli altri, di poter ancora interagire con ragazzi giovani, come stavo dicendo prima, quella è la cosa più importante. E poi la voglia, poi il fatto, ecco, la cosa più importante credo che uno che sta ancora in campo vuol dire che sta bene, e questo non è male. A 58 anni magari ci sono degli acciacchi che magari ci riusciamo a camuffare stando in campo, però ecco, la cosa più importante è quella, interagire con i giovani è sicuramente molto molto bello. E se volete vedere ancora in campo Danilo Ronzani, quando potete farlo? 30 aprile nello stadio di Penne, sto organizzando un evento benefico insieme a Cuore Nazionale Abruzzo. Noi ex del Pescara giocheremo contro gli ex del Bari, che poi comunque si va a vedere, abbiamo giocato sia a Bari che a Pescara un po' tutti quanti. Giocheremo verso le 3 del pomeriggio per beneficenza per il problema di Ricopiano e anche per i ragazzi diversamente abili. E ci sarà anche Bruno? Sì, Bruno sarà il nostro mister insieme a Nicola Raccuglia. Quindi poi ci sono dei personaggi che avete sicuramente visto qua a Pescara per tanti anni. Sia una cosa carina, anche perché colgo l'occasione, perché poi passerà anche il Giro d'Italia a Penne, quindi per questa occasione stiamo organizzando questa partita. Un grande evento. Bene, ragazzi, noi faremo altre domande dopo, perché adesso dobbiamo dare la linea pubblicità. C'è un calciatore che aspetta nel backstage e tra poco sarà a vostra disposizione. Andrea Coda, a tra poco.
Ed è arrivato a Cuccioli e Campioni attesissimo il calciatore di Pescara, che questa sera è Andrea Cura! Ciao! Un applauso, ciao Andrea, grazie! Ciao. Grazie per essere qui, benvenuto Andrea. Grazie a voi. E noi adesso dobbiamo chiedere, come è diritto, cosa faceva Andrea Coda all'età di 11 anni. Allora, 11 anni, ciao a tutti ragazzi. Allora, 11 anni giocavo nelle giovanili del Poggioletto a Massa, io sono massese, in Toscana si trova, e niente, ho iniziato a 5 anni e mezzo, 6, fino a 13 anni. Poi a 13 anni mi ha comprato la Lucchese, che militava in Serie B, però nelle giovanili, come il Pescara, come voi adesso, diciamo, no? E ho fatto 3 anni nella Lucchese, nel settore giovanile. A 16 anni mi ha comprato l'Empoli, sempre settore giovanile. Ho fatto 2 anni, poi quando avevo 18 anni mi hanno cominciato a aggregare in prima squadra, e a 19 anni ho iniziato a giocare, ecco, nella prima squadra anche con i grandi, diciamo. E tutto qua. E oggi siamo qua, ecco. Bruno, Andrea Coda è un giocatore, come lo consideri tecnicamente e anche caratterialmente? Ma lui intanto è un anziano, suo malgrado è un anziano, c'ha un'esperienza ormai di diversi anni con tantissime partite alle spalle tra Serie A e Serie B, per cui credo che non abbia, questo è il meglio della sua presentazione, insomma, tutta la carriera fatta fino ad oggi. Ragazzi, siete pronti con le domande? Sì. I due collaboratori vogliono fare una domanda per primi, era Andrea Coda, Matteo Lanza, passiamogli il microfono, una domanda, una considerazione, poi passiamo ai ragazzi. Una semplice considerazione: se conoscevi già da prima la piazza di Pescara, che rapporto hai con la tifoseria? No, bene, nella mia carriera ero venuto solo una volta a giocare a Pescara, nel 2004, era il primo anno che appunto giocavo, avevo 19 anni e ho anche perso Pescara-Empoli 1-0 per il Pescara, quindi mi ricordo comunque un bel impatto. E poi comunque, giocando anche con i compagni nelle altre squadre così che erano stati a Pescara, mi avevano sempre parlato bene della città, non ero mai venuto, e poi quando andiamo in ritiro siamo in albergo, quindi non riesci a visitare la città, capito? Quindi, però avevo sempre sentito parlare un gran bene. Sentiamo anche Alessandro Baldacci. Ciao Andrea. Ti faccio più che una domanda, una considerazione attuale, sullo stato attuale, come state vivendo questo momento della squadra? Male, perché comunque è vero che tutte le considerazioni del caso di un giocatore di calcio, che è quello che vi ha detto prima, mi sembra di aver sentito il mister, vi dovete divertire. E dovete cercare, ecco, di è il vostro gioco, adesso siete piccoli, però anche un domani mi auguro che dal primo all'ultimo possa calpestare, ecco, un campo di Serie A, Serie B, di professionista, ecco, di diventare un professionista. Bisogna divertirsi, e poi è vero che in queste situazioni è ovvio che qualsiasi giocatore, qualsiasi membro del Pescara Calcio, qualsiasi persona vicina al Pescara Calcio, dal tifoso al presidente, al magazziniere, al giocatore, fisioterapisti, tutti compresi, si sta male, perché nessuno di noi vuole il male della propria società o dei propri cittadini, dei propri tifosi, è tutto un insieme, dal primo all'ultimo, è per forza di cose così. Io ho vissuto anche per 6 mesi la promozione, l'ultima promozione con Mister Oddo, so quanto può dare Pescara e quello che, tra virgolette, può dare questa piazza nel senso proprio positivo. È ovvio che nel momento come l'anno scorso e quest'anno si vive male, perché comunque chi è stato qua e chi ha vissuto anche quelle sensazioni meravigliose, perché io a Udine mi ricordo che eravamo riusciti ad arrivare addirittura 2 anni di fila nei preliminari di Champions, non ho avuto
tra virgolette, il calore che ho avuto per la vittoria della Serie B per andare in Serie A, ecco, diciamo. Quindi questo sa significare che è una piazza che ci tiene, una piazza vicina, e come ho detto prima, è ovvio che tutti vorremmo far cambiare le cose in meglio, ecco. Grazie. A voi. Bene, abbiamo scaldato l'atmosfera e adesso conosciamo meglio Andrea Coda nel servizio di Massimo Profeta. Il prossimo 25 aprile compirà 33 anni, anno di nascita 1985, 218 partite in Serie A, di cui 13 la scorsa stagione con la maglia del Pescara, soprattutto Empoli e Udinese, quasi 7 campionati in Friuli, ma anche Parma, Livorno e Sampdoria. Una carriera purtroppo costellata da infortuni, ben 3 crociati, roba da mettere a dura prova l'equilibrio di qualsiasi atleta. E invece Andrea Coda ha sempre trovato la forza di rialzarsi. Non è da tutti. Finanche l'avventura col Pescara sembrava stregata da quando è sbarcato in Abruzzo. Mercato invernale di 2 anni fa, il centrale di massa ha dovuto convivere con una serie interminabile di infortuni. Pronti via all'esordio, 6 febbraio 2016, stadio Arechi di Salerno. Ultimi 8 minuti in campo al posto di Mazzotta, Pescara in vantaggio 2-1. Subito un problema alla costola, comincia un nuovo calvario. Strappo al flessore, appena 3 presenze, ma anche la straordinaria promozione in Serie A. 13 gettoni lo scorso anno. In estate non rientra nei piani di Zeman. Il boemo auspica un ricambio generazionale che tuttavia per vari motivi non si concreta. Della serie volere e potere, Coda non salta neanche un allenamento e viene ripagato dal tecnico di Praga, senza dubbio meritocratico. Se consideriamo l'interregno di Epifani e l'era Pillon appena cominciata, sono già 22 le presenze in campionato. In questa intervista tutt'altro che banale di fine settembre, Coda si racconta. Quello che hai detto è vero, perché comunque nella mia carriera ho avuto tante cadute. 2 anni fa, dopo 11 anni di Serie A, avevo fatto il terzo crociato e non era facile. Dovevo fare 4 anni di contratto alla Sampdoria, mi sono rotto il crociato. Ti ha rimesso a nuovo Zeman con la sua preparazione? Quest'anno diciamo che l'ho presa col buzzo giusto, diciamo, come si dice a noi, e in vacanza con mia figlia babbo vai a correre, andavamo insieme a correre in vacanza e questo sicuramente mi ha aiutato. La preparazione del mister penso che sia conosciuta ormai anche su Marte, e è dura, però se la riesci a superare ti rigenera e stai bene, ecco. Io ho cercato, ecco, di non mollare un giorno, così è stato. Hai mai fatto nella tua carriera una preparazione così dura? Preparazione così alta intensità no, l'avevo fatta un primo anno forse di Guidolin, è stata una buona preparazione, ma niente a che vedere con quella di quest'anno. Tanti allenatori importanti, chi ha segnato di più la carriera di Andrea Coda? Ma io devo ringraziare tanto mister Somma a Empoli, perché io avevo 19 anni, tanti accorgimenti che ho tutt'oggi li devo tanto a lui, sicuramente è stato il mio primo allenatore importante. Infatti poi ha ripagato alla grande la sua fiducia, 40 presenze ed un gol. Tra l'altro ricordo quell'anno 2004-2005 a Pescara 1-0 gol di Calaiò. Esatto. Si arrabbiò tantissimo Somma a fine partita. Noi quell'anno si perse 3 partite, una a Venezia, una a Genova e una a Pescara, mi ricordo, 1-0 Calaiò, e la quarta partita si perse a Bari, ma eravamo già in Serie A. Poi tra l'altro le nazionali, hai fatto un po' canzi di riferimento, le hai fatte tutte, tranne mi pare la nazionale A, no? Non ci sei arrivato, Under 21 anche diverse presenze, un oro a Tolone nel 2008 con l'Under 23, se non vado errato, gol di Osvaldo in finale col Cile. Sì. Fatto dall'Under 15 all'Olimpica, diciamo, e niente, manca quella che conta. Qual è il desiderio che magari avevi in mente che però non si è realizzato? Ma no, io sono contento, ecco, di quello che ho fatto e soprattutto di quello che ho ancora voglia di dare, perché io
Comunque chi mi conosce all'interno della squadra o degli amici, insomma dei familiari così, sa che comunque io vivo la partita o il momento in maniera proprio, a volte forse anche troppo, e lo riporto magari anche a casa. Cioè l'anno scorso ero, cioè se mia moglie mi poteva ammazzare, mi ammazzava. Comunque, sì, e questo magari lo riporti anche a casa, il nervosismo, una cosa e quell'altra. Solo la pesca mi potrebbe un attimo... Ah, quindi la pesca ti piace molto, insomma il tuo hobby? Sì. Ogni tanto, ma pure qui, insomma, sì, in Abruzzo? Ogni tanto qua vado. Hai visitato qualche posto? Sì, sì. Dalle scogliere mi rilascio, è l'unica cosa che forse riesce un attimo nei momenti soprattutto un po' negativi così, riesce un attimo a distaccarmi da tutto. Tramandata ecco da nonno, padre, zio, mio babbo è stato due volte campione italiano da Riva, e quindi ce l'ho, diciamo, il DNA. E complimenti Andrea ancora. Come si pesca in Abruzzo? Ora è un pochino che non vado, mi ci vorrebbe. Danilo, una grande forza, quella di rialzarsi sempre dopo tanti infortuni. Beh, sicuramente, dopo tre crociati rotti, penso che più forza di questa non possa esistere, anche perché sappiamo perfettamente che l'infortunio al ginocchio, soprattutto con i legamenti crociati, è molto lungo soprattutto da recuperare. E ci vuole una forza interiore incredibile, quindi è stato un grande, quello che ha detto, le ultime parole, che ha detto che non è giunto al capolinea nonostante gli anni, è una cosa molto importante da apprezzare tantissimo, e soprattutto portarla anche, ecco, questo è un pensiero che si può portare sicuramente ai giovani, di non mollare mai. E a proposito di giovani, tua figlia ti ha aiutato a riprendere, a riprenderti? No, 8 anni e il Diego ne fa 6 a fine maggio, e mi aiutano sempre, mi hanno aiutato anche in passato standomi vicino. Purtroppo sono cose che capitano, è ovvio che è sempre un dolore a livello lavorativo, quindi del proprio lavoro, non è mai paragonabile a cose molto più importanti della vita, però è anche vero che nell'ambito lavorativo ti può buttare giù, e in questi momenti, quando capita, e spero che dal primo all'ultimo non vi capiti mai, bisogna, ecco, reagire e non mollare, anche se tante volte è difficile, perché comunque anche una rottura di un ginocchio è tosta, però nella vita, come nel calcio, come nella vita, bisogna, ecco, prenderle di petto le cose e guardare avanti e non mollare, ecco. Belle parole che fanno bene ai nostri cuccioli, che hanno tanto da imparare. E adesso tocca a voi, ragazzi. Prima domanda. Che sensazione hai avuto quando hai giocato la prima partita negli stadi grandi come Torino, Napoli, Milano? È una bellissima sensazione. Le prime volte, i primi 5 minuti non ti rendi conto, ecco, dove se è vero, capito? Perché comunque anch'io ero bambino, facevo l'album, facevo le figurine come tutti i bambini, come i miei figli, come voi. E quando realizzi che sei in quello stadio che magari avevi visto alla TV, o se eri fortunato ci eri andato a bere una partita da piccolo, lì capisci che veramente dici: ce l'ho fatta. Però il problema non è farcela, il problema è rimanerci, capito? La costanza negli anni di rimanerci, perché un exploit, una volta, capito? La presenza e basta, ci può essere. La costanza negli anni, quella è importante, e solo col sacrificio, con la voglia, ci si fa, ecco, capito? Prossima domanda. Chi è stato il giocatore più forte che hai marcato? La difensore è dura, eh? Ce ne sono tanti. Ibrahimovic,
Del Piero, Treseghe, Cavani, ce n'è una marea, tutti quelli che ci sono sono forti. E in qualche modo chi fa il difensore centrale è una legnatina. Quando eri più piccolo, dove volevi giocare? Io alla vostra età, addirittura fino a 15 anni, giocavo a centrocampo, centrocampista centrale, perché avevo già un bel fisico, nel senso ero già grandicello rispetto alla media, però era ancora normale, diciamo. Poi l'anno dopo andò via un difensore centrale, io in un anno feci 14 centimetri, ero diventato 1,82, ero 1,68, 1,82 l'anno dopo. Mancava un difensore centrale, tan, vai dietro a dar le botte. Però all'inizio giocavo centrocampista, all'inizio. Da piccolo fino ai 15 anni giocavo a centrocampo. Ma tu oltre al centrocampo volevi giocare da altre parti? Non ve lo posso dire ora perché siete troppi, siete già schierati ormai in campo, capito? Però da mezza punta in su dovete giocare. Dalla mezza punta alla punta dovete giocare. Gli altri ruoli, o centrocampista centrale, quelli proprio con estro, se no gli altri... In questo momento così difficile per la squadra, con quale stato d'animo si entra in campo? Non è più che in campo, è durante la settimana che vivi, tra virgolette, male. Il campo è uno sfogo, perché comunque tu carichi la settimana... in maniera come penso anche voi, no? Il giorno della partita non è mai uguale al giorno dell'allenamento, giusto? Quindi hai l'adrenalina, hai la voglia di fare, di portare a casa i punti, e a volte ce la fai, e purtroppo noi siamo in un momento, ecco, difficile, ma solo con l'unione, dal primo all'ultimo, allenatore, magazzinieri, tutto, come ho detto prima, riesci a tirare a chiudere il cerchio, ecco, a darti una mano, perché il singolo non siamo né giocatori di tennis, di ping pong, che giochi da solo, capito? Quindi tutti insieme riesci sicuramente a tirarti fuori dalle problematiche che ci possono stare. Qual è il giocatore con cui hai avuto un legame più stretto? Qualche giocatore ne ho avuti, cioè li sento ancora tuttora, Viviano della Sampdoria, Hiller, ve lo ricordate Hiller del Napoli, siete attenti, poi Pinzi, Domizzi, Benatia, tanti ragazzi. È ovvio che poi negli anni, nel nostro mondo, un anno sei qua, un anno sei là, magari se hai la fortuna di giocare tanti anni in una società, è ovvio che il legame si rafforza. Poi magari chi ha due bambini esce principalmente con chi ha figli, e quindi in qualche modo, ecco, si rafforza, ecco, il legame. Visto che qualche volta gioco in difesa, che consigli mi dai per diventare più forte? Ci vuole tanta concentrazione in difesa, perché quando vi ho fatto la battuta prima che dovete giocare da mezza punta alla punta, è una battuta, dovete giocare punta, perché le punte, come vedete, sono più conosciute, hanno più il nome che, tra virgolette, lo riconoscono tutti, fanno i gol, si divertono, sbagliano un gol, tra virgolette siamo 0-0, il difensore 90 minuti magari non gliel'hai mai fatta toccare, alla minima virgola che fai siamo fregati, capito? E quindi, però, è anche, ora io sto scherzando a dirvi che dovete fare le punte, la mezza punta, però secondo me sono anche ruoli più belli, perché sono responsabili, hai una grandissima responsabilità in questi ruoli, capito? Come anche negli altri, però è ovvio che il peso è maggiore, portiere e difensori sono sempre con la paura, ecco, di non creare danno alla tua squadra. Pensi di rientrare dall'infortunio? Sì, ho fatto ieri la risonanza, è stata una forte contusione,
e un grosso trauma, e quindi ora abbiamo già fatto un pochino di cure in questi giorni, e ieri e oggi ho fatto un po' di corsetta con la squadra, e domani proviamo in campo, ecco. Quali sacrifici hai fatto prima di diventare un calciatore? Inizia tutto per gioco, e come vi ho detto prima, deve essere un gioco. Vi dovete divertire, stare insieme, deve essere un gioco. Poi, man mano che le cose, mi auguro, come vi ho detto prima, a ognuno di voi si possa realizzare il vostro sogno, ti accorgi che non incominci più ad allenarti con i tuoi coetanei, i tuoi bimbi della tua stessa età, ma ti incominci a allenare con, magari, io ho in squadra gente che ha 18, 19, 20 anni, io ne ho 33, ho due bambini, e capisci che comunque hai giocatori anche più grandi, più esperti, quindi capisci che sei entrato in un'altra fase. E in quella fase devi essere, come ho detto prima, devi essere tranquillo, con la testa, e è ovvio che i sacrifici, quando uno inizia da giovane, ora voi avete la fortuna che siete tutti di Pescara, e il Pescara è una società comunque che ha militato in Serie B, in Serie A. Io da Massa, andando a giocare a Empoli, stavo in convitto in casa con altri ragazzi che venivano da tutta Italia, e quindi a 16 anni, 15 anni ero già via di casa, quindi magari non vedi i tuoi amici, i genitori, se c'è la ragazzetta, tutte le solite cose, capito? E quindi sono sacrifici. Qual era il tuo sogno da bambino? Il mio sogno da bambino era come il vostro, era di giocare a calcio, però come sono sempre stato uno, ecco, che la domenica andavo a pescare, non sono mai stato un accanito delle partite, della squadra del cuore, non ho mai avuto, a me mi piaceva Del Piero, però non sono mai stato tifoso di una squadra, mi piaceva il Nesta, mi piacevano i grandi giocatori, ovviamente, come penso a voi, però niente, bisogna essere, ognuno ha la propria idea e la propria mentalità su quello, però devi essere, ecco, secondo me, a mio avviso, uno deve partire nel percorso ed essere più tranquillo e più sereno possibile, e divertirsi con i propri amici, perché poi alla fine siete tutti amici. Che squadra tifi? No, non ho mai avuto una simpatia, ecco, per una squadra. Mi piaceva più ammirare il campione che faceva magari una prodezza, che poteva essere il portiere, il centrocampista o l'attaccante o il difensore. Quanti giorni ti alleni alla settimana e quante ore al giorno? Noi ci alleniamo, se noi giochiamo sabato, come quest'anno, la domenica siamo liberi, e poi lunedì uno, martedì facciamo doppio, mercoledì, giovedì, venerdì fa la rifinitura e poi andiamo in ritiro, e il sabato c'è la partita, quindi ci alleniamo 7 volte più la partita, e di ore dipende, perché anche lì va tanto in base alla settimana, e due ore, poi vai prima al campo, c'hai magari il video, ci sono tante altre cose. Quale insegnamento ti è servito di più ad arrivare a questo punto della carriera? Ma sicuramente devo ringraziare tanto i miei familiari, i miei genitori, perché comunque sono sempre stati presenti, ma allo stesso tempo in maniera molto soft, in maniera molto leggera, capito? Senza mettermi pressione, devi fare, devi arrivare, devi cercare. No, vai per la tua strada, nel senso. Poi è ovvio che nel momento anche di brutti ti sono stati vicino. Quindi quello sicuramente devo ringraziare tanti i miei genitori. Secondo te qual è il giocatore che ha più tecnica del Pescara? Secondo me Brugman. Quali allenamenti sono stati più duri? Quelli di Zemon o quelli di Pollin? Quelli di? Pillon. No, è di... Vabbè.
Va bene, dai. Mister Zema sicuramente, ecco. Qual è stato lo stadio dove sei entrato e ti sei divertito di più oppure dove hai giocato meglio? Diciamo che qualche vittoria importante mi è capitato di farla in carriera e devo dire la verità che è una partita dove mi sono divertito proprio per il gusto di giocare, per come è andata la partita, per come eravamo uniti noi. È stato lo spareggio in Europa League a Dortmund, col Borussia Dortmund, che abbiamo vinto 2-0, e quindi là da loro, quindi c'era tanta gente, lo stadio del Dortmund l'avete visto, c'erano 70.000 persone, tutti, come? Con l'Udinese io ero con l'Udinese, e quindi quella è sicuramente una delle partite. Abbiamo vinto anche a Torino contro la Juve, in casa con la Juventus abbiamo vinto 2-3 volte, però quella è stata una partita bella sotto tutti i punti di vista. Da piccolo immaginavi che saresti diventato un calciatore professionista? No, sinceramente come ho detto prima, ho sempre intrapreso il gioco del calcio, andando ecco con gli amici. Io avevo il campo del Poggioletto, come vi ho detto prima, a 200 metri a casa, quindi con gli amici del quartiere andavi con la borsetta in spalla, sempre in maniera per divertirsi. Poi è ovvio che dopo, col passare degli anni, e capisci che comunque hai delle qualità positive, è ovvio che ci speri, però dovete, ecco, come ve lo ripeto, perché deve essere una cosa che io ho due figli e mi sento, ecco, tra virgolette, di darvi questo consiglio, perché penso che è una linea sottile. Io ho avuto tanti miei compagni da piccolo che erano dei fenomeni, cioè gente che faceva 50 gol a campionato nelle giovanili, però poi per un motivo o per l'altro si è perso, e quindi questa è la cosa positiva, che comunque dovete avere un aiuto nella maniera giusta da casa, un aiuto fra di voi, perché è la cosa più importante, e soprattutto dovete divertirvi, ecco. Questa è la cosa che mi sento di dirvi, come se fosse, ecco, i miei figli, perché comunque ci sono passato dei bambini. E la cosa che mi dispiacerebbe è quella che ho anche vissuto io, che ho visto da bambino, che c'erano tanti giocatori che erano fortissimi, ma attaccanti forti, e magari si sono persi perché per tante motivazioni. Ecco, e quindi questo mi dispiacerebbe che succedesse, ecco, alle generazioni di oggi. Stesse parole di Danilo Ronzani poco fa, cambiano i tempi, ma non cambiano queste storie. Sì. Andiamo avanti con le domande. Da bambino in quale ruolo volevi giocare? Come, scusa? Da bambino in quale ruolo volevi giocare? Io dico la verità, giocavo a centrocampo e mi piaceva, perché poi avevo un bel tiro e quindi facevo anche tanti gol, cosa che poi in carriera ne ho fatti pochi. Ancora? Qual è la qualità più importante per diventare un calciatore? Vi ho già detto tante cose. Penso che, come ho detto prima, ci vuole la voglia, ma soprattutto, come ho detto prima, la consapevolezza, ecco, di essere un gruppo. È la cosa più importante, è la cosa che fa di voi, ecco, una squadra, non è uno sport singolare, e poi ognuno di voi, ecco, deve divertirsi, deve rimanere anche nel bene, deve rimanere sempre coi piedi per terra e crearsi, ecco, le basi che sono fondamentali, alla vostra età sono fondamentali, con gli amici delle elementari, delle medie, che vi ritroverete, perché poi dopo, quando mi auguro che andrete in giro o giocherete nel Pescara, poi di amici fuori è difficile, che magari ti fai tanti amici, gli amici più importanti dopo sono quelli di infanzia, di quelli della vostra età, delle elementari, delle medie, quindi sicuramente dovete cercare di crearvi anche questo rapporto qua, e
anche quando, se fosse che arrivate ad ambire ed a realizzare i vostri sogni, dovete sicuramente mantenere tutte queste componenti, degli amici, della famiglia, magari crearsi una famiglia, ma sempre con i piedi per terra, ecco. In che squadra ti sei trovato meglio? Ma diciamo che io mi trovo bene ovunque, perché sono toscano, e a noi toscani diciamo che siamo un po', siamo aperti, no? E quindi diciamo che dopo un piccolo periodo di ambientamento sono stato bene ovunque. Qual è o qual è stato il tuo momento più bello vissuto grazie al calcio? Diciamo che quando uno arriva ad esaudire il proprio sogno, è ovvio che sei felicissimo. E i primi 2 anni a Empoli sono stati fantastici, che è il primo anno di Serie B, poi abbiamo vinto subito il campionato e quindi siamo saliti in Serie A, e anche lì si è realizzato un altro sogno. E poi dopo, quando mi ha comprato l'Udinese, avevo fatto un altro scalino sopra, diciamo, come livello, e quindi diciamo che ho realizzato i miei sogni. Ti piace più Mister Pillon o ti piaceva di più Mister Zeman? No, queste... Io ho sempre cercato, ecco, di non fare mai paragoni a livello di è più bravo uno, è più bravo l'altro. Voi dovete cercare sempre, magari una cosa, magari uno è più bravo realmente e dell'altro, però magari l'altro, una cosa che ti dice uno, quell'altro magari non te l'ha mai detto, e tu quindi voi, anzi, sto rispondendo a te ma è per voi, deve tra virgolette prendere spunto, deve prendere ogni insegnamento da qualsiasi allenatore che uno può avere durante una carriera, capito? Magari una cosa che ti dice anche il più bravo, quell'altro che tu reputi che è meno bravo, però magari è una cosa che non te l'ha mai detta quello bravo, capito? E quindi tu devi apprendere qualsiasi consiglio positivo o che tu reputi che ti possa far bene per il gioco, per il ruolo che uno ha, e cercare di immagazzinare e fare esperienza, e quindi non ti puoi trovare tra virgolette in difficoltà un domani. Ti si presenta la difficoltà, hai avuto Andrea come allenatore che non capiva niente, però magari ti ha detto una cosa e ti viene in mente e la fai, capito? Ragazzi, facciamo un applauso ad Andrea Cora per queste bellissime risposte che ci ha dato. Ci ha mandato messaggi di sport, ma anche di grande umanità e di valori. E noi adesso diamo la linea al TG Biancazzurro, poi torniamo insieme per i saluti. Grazie Mila, andiamo veloci con il TG Biancazzurro, che parte con un appuntamento per il Danone Nation Cup, il torneo Under 12 femminile riservato alle giovani calciatrici delle società professionistiche di Serie A, B e C. Le nostre biancazzurre e le delfinette saranno impegnate domenica 22 aprile al Delfino Training Center alle 10.30 per il terzo e ultimo raggruppamento della fase preliminare. Quindi invitiamo tutti gli sportivi appassionati a partecipare e sostenere i colori biancazzurri per affrontare al meglio la fase successiva del torneo. I ragazzi dell'Under 14 faranno visita all'Aquila alle 10.30 con l'incontro L'Aquila-Pescara. Esterna anche per i ragazzi dell'Under 15 in Campania alle 11 Salernitana-Pescara. Chiude l'appuntamento con le giovanili la partita Pescara-Salernitana dell'Under 17 alle 15 al Delfino Training Center. Siamo arrivati alla fase finale di Cuccioli e Campioni. Ragazzi, vi siete divertiti in questa puntata?
Vi sono piaciute le risposte del nostro ospite, di Andrea Cora? Benissimo, adesso noi abbiamo un ragazzo che voleva dire qualcosa ad Andrea, al calciatore. Diamo il microfono. È stato emozionante conquistare la Serie A con il Pescara? Molto emozionante, come ho detto prima, ho vissuto grandi emozioni anche a Udine, e eravamo in Serie A e per l'Udinese comunque conquistare l'Europa League o addirittura due preliminari di Champions, un anno siamo arrivati quarti e un anno terzi, per l'Udinese è un grandissimo traguardo. E avevamo fatto la festa, i tifosi erano euforici e mi ricordo che comunque era una grandissima festa. Quando sono arrivato qua a gennaio, io purtroppo ho fatto 3 partite come si è visto prima nel video, poi mi sono strappato qua dietro il muscolo 7 centimetri, e quindi diciamo che non mi hanno portato i ragazzi in Serie A, ecco, mi hanno regalato un'altra gioia i miei compagni, perché io ho fatto soltanto 3 partite. E quando abbiamo vinto il campionato a Trapani è stata una cosa, noi vedevamo i video da Trapani, vedevamo i video di Pescara, di Piazza Salotto, e quindi è stata un'emozione grandissima. E quando siamo arrivati con l'aereo all'aeroporto qua a Pescara c'erano 10-12 mila persone, e questa cosa qua a me mi è sempre rimasta dietro, anche quando abbiamo fatto il giro col pullman scoperto. Io non ho visto così tanta gente in vita mia, nel senso con così tanto calore, neanche gli anni a paragone rapportato a Udine, quindi sono stato a bocca aperta, ecco, veramente, e ho ancora i brividi. Per questo che ognuno di noi, riferendosi anche prima alla domanda, dispiace, a maggior ragione anche chi ha vissuto questa situazione, è proprio una cosa che purtroppo è un momento che dobbiamo fare tutti il cerchio, perché comunque abbiamo bisogno anche noi, anche se magari uno può essere giovane, intraprendente, spensierato, all'anziano che magari ne ha vissute tante, però se non c'è il cerchio da parte di tutti e anche dentro, serve, ecco. Grazie, in bocca al lupo, volevate fare un in bocca al lupo per la prossima gara? A nome di tutta la squadra, in bocca al lupo per la partita di domenica. Grazie, grazie ragazzi, in bocca al lupo, speriamo che sia efficace il vostro in bocca al lupo. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, ringraziamo Andrea Cora, grazie a Bruno Nobili, grazie a Danilo Ronzani, grazie a mister Walter Ceritelli, grazie agli accompagnatori Matteo Lanza e Alessandro Baldacci, grazie a tutti voi i pulcini del 2008, grazie al nostro staff tecnico in regia Luca Teseo, Manuel Guaglialone e ancora Marco Di Biase e Fabio Mucciante, Manuel Mucciante, spero di non aver dimenticato nessuno, grazie come sempre ad Angelo Londrillo per la scuola calcio del Pescara, e naturalmente un grazie a tutti voi, ci vediamo la prossima settimana a Cuccioli e Campioni. Buonanotte.